Il modo vero di essere felici è rendere felici gli altri. Così Baden Powell, soldato e scrittore inglese, fondatore dei Boy Scout, scrisse nel suo testamento. Correva l'anno 1907 e Baden Powell, meglio conosciuto come BP, ebbe la straordinaria idea di portare nell'isola di Brownsea, nella baia di Poole, in Inghilterra, 22 ragazzi per organizzare il primo campo educativo. Nacque così lo scautismo. Movimento per i giovani a carattere non politico, fondato sul volontariato e aperto a tutti. Di alto valore i suoi punti educativi che si basano su formazione del carattere, abilità manuale, salute e forza fisica e servizio. Ed oggi, a 100 anni di distanza, gli scout di tutto il mondo hanno celebrato l'alba del nuovo centenario. Così anche i Lupi della Lupe, i Capobranco, i Lupetti di Cosenza, Rende, Mendicino, Cerisano, San Giovanni in Fiore, Sartano hanno scalato la vetta del Monte Cocuzzo a 1541 metri d'altezza per rinnovare più vicini possibile al cielo la formula di adesione. Siamo qui su Monte Cocuzzo, oltre 500 scout della nostra diocesi, per rinnovare il nostro impegno ai valori dello scoutismo e ai valori cristiani che lo scoutismo porta anche con sé. La manifestazione è iniziata nel pomeriggio di martedì con l'accensione della lampada del centenario proveniente dal Kenya, per poi proseguire per tutta la notte davanti al fuoco del bivacco. La fiamma è arrivata dal Kenya, dalla tomba di Baden-Powell. Ha attraversato l'Europa, è arrivata anche qui su Monte Cocuzzo per accendere questo fuoco di gioia e di festa. Tra un immenso stuolo di oltre 700 scout, la presenza d'eccezione del vescovo di Cosenza, bisignano, Monsignor Salvatore Nunnari. Attraverso questa voce profonda che ci viene dalla natura, ascoltano la voce, la parola di Dio, poi devono ascoltare anche le voci degli uomini, per saper portare dentro tante situazioni quella luce, quella testimonianza, cioè di bene, che ogni scout è capace e deve essere capace di portare. Tra uno sbadiglio e qualche faccino pieno di sonno, tutti insieme a rinnovare la solenne promessa. Con l'aiuto di Dio, prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout.